Grazie ai colleghi, non è un ringraziamento di facciata, è un ringraziamento sincero, perché mi danno l'opportunità di chiarire nella sede più adeguata e più solenne i termini del problema e soprattutto di poterlo fare nella commemorazione della morte di Paolo Borsellino e della sua scorta, che abbiamo ricordato stamattina con tutto lo staff del Ministero in una cerimonia religiosa. Personalmente, alle preghiere per questo martire della magistratura, ho associato quelle per tanti altri colleghi di cui purtroppo si rischia di perdere la memoria. Mi riferisco soprattutto al beato Rosario Livatino e agli altri magistrati, molti dei quali prestavano servizio nel ministero da me ora guidato, che costituirono i bersagli dello stragismo brigatista. Un ricordo tanto più doloroso in quanto a quel tempo io stesso conducevo come giudice istruttore le indagini sulla colonna veneta delle Brigate Rosse e fui oggetto di un disegno di attentato sventato dai carabinieri del generale della Chiesa. Comprenderete quindi il mio sconcerto e il mio sdegno quando qualcuno mi ha definito favoreggiatore della delinquenza mafiosa. La mia risposta all'interrogazione odierna è già nota, ma sono lieto di ribadirla qui. Nel programma di riforme a suo tempo enunciato, è stato enunciato davanti a voi, qui, non vi è traccia di modifiche su questa disciplina, né avrebbe potuto esservi perché non ha fatto né fa parte del programma governativo. E questo finalmente dovrebbe bastare, non c'è, non esiste e non sarà fatto. Il problema tuttavia è sorto a causa dell'incertezza applicativa del concorso esterno, tanto che la Cassazione a suo tempo ha cambiato indirizzo. Le voci per introdurre una norma tipica sono quasi universali nel mondo universitario e forense. Vorrei anche dire che la mia interpretazione è anche più severa di quella dei miei critici e anche vostra, perché anche chi non è organico alla mafia, se comunque ne agevola il compito, è mafioso a tutti gli effetti. Tant'è che quando ho diretto l'inchiesta sulle BR negli anni Ottanta, abbiamo sempre contestato il reato associativo anche a chi si prestava a semplici contatti, dal soccorso medico al volantinaggio, e li abbiamo fatti tutti condannare come appartenenti alla banda armata. Ora, è vero che per il concorso esterno esiste una giurisprudenza abbastanza consolidata, ma come ben sapete, nel nostro ordinamento non esiste il principio dello stare decisis. E la stessa Cassazione, come ho detto, talvolta ha cambiato indirizzo. E l'ultima prova di quanto sto dicendo è recentissima, perché la Corte ha ridefinito il concetto di criminalità organizzata in senso assai restrittivo, con il rischio di compromettere molti processi in corso per reati gravissimi. Ed è per questo che nell'ultimo Consiglio dei Ministri, di concerto con la Presidenza, abbiamo annunciato un decreto legge proprio per definire con i doverosi criteri di tassatività e specificità i reati di criminalità organizzata. Le mie considerazioni sulla necessità di una normativa ad hoc sul concorso esterno miravano di conseguenza ad eliminare incertezze future, costruendo uno strumento anche più efficace di quello attuale nella repressione delle associazioni criminose e di chi in un modo o nell'altro vi fa parte. In conclusione, non vi è alcun affievolimento nel contrasto alla criminalità organizzata, né potrebbe essere altrimenti, principalmente da parte di un ministro che vi ha dedicato la parte più importante della propria funzione di magistrato. Ed è con questo sentimento di commossa rievocazione del collega Paolo e delle altre vittime della violenza stragista che auspico che questa polemica sterile oggi si chiuda.